Abbiamo qui con noi il piacere di festeggiare oggi il collega Filippo Mirasolo che dopo 42 anni di servizio va in pensione. Filippo, oggi vai in pensione, abbiamo seguito il tuo discorso, da domani cosa farai? Da domani io sarò sempre a disposizione della gente, degli amici, dei parenti, dei cittadini, sarò sempre con voi e loro debbono essere sempre nel mio cuore, perché Filippo è sempre Filippo, non può cambiare e non cambierà mai. Perché Filippo ha, diciamo, al di là di a volte essere pesanto libro, ha la grandezza che rispetta ruoli, compiti e funzioni e si permette di dare un buon consiglio sia ai medici anziani che ai medici di primo pelo, perché è questo Filippo. Filippo è, la sua vita è questo ospedale. A me quello che ha colpito ultimamente di Filippo è il lato umano, perché da quando è diventato nonno si è completamente rimbambito. E quando Filippuzzo via una freve o un'otite, perdeva la grande razionalità del professionista e diventava un nonno attento al nipotino e si emozionava. Allora, io penso di avere il copyright di questo soprannome messo qua, perché lui ogni volta che diceva che doveva andare a Trapani perché non lo accontentavano, dice ora vado a Trapani e ci sputo da lui. E ci ho messo il soprannome. Allora, tutti noi abbiamo pensato questo momento di incontro con rispetto e anche con la giusta ironia. A nome mio, di tutte le persone che lavoriamo qua, continuiamo questa tarde, al collega, amico, che ha conseguito l'onore sul campo e aggiungo in difesa sempre degli interessi di tutti, perché lui ha anteposto l'interesse di tutti all'interesse personale, consegno il titolo di svolta da lui. Dopo 42 anni, 10 mesi e 27 giorni di onesto e corretto lavoro, lascia un vuoto in noi, perché ci mancheranno tante le tue battaglie sindacali e politiche, il tuo sorriso, la tua persona insostituibile. Essendosi adoperato per il migliore presidio ospedaliero a Belaiale, l'auguri per il tuo pensionamento, rimane sempre nei nostri cuori. Da Paolo Scaduto. Allora, abbiamo fatto tutti gli elogi di Filippo, giustamente meritato, ma credo che qualcosa che addolcisce di più la vita sia questo. Mi scusate, ma da parte di tutti, e ora faccio il punto. Addolcisce la vita! Addolcisce la vita! Smettila! Allora, come troverai il nome e il cognome scritto qua sotto nella busta?